Il primo comando che andremo a vedere stasera è il comando MAN. MAN è un'abbreviazione di manuale. Serve per sapere cosa fa un determinato comando. La sintassi da utilizzare per poter utilizzare il comando MAN è scrivere MAN spazio il nome del comando. Giusto per partire, per capire come funziona, scriviamo MAN spazio MAN e poi diamo invio. Si può? Ricorsivo. Allora, come potete vedere, avendo scritto MAN, è partito il manuale che ci spiega cos'è il manuale. Ok? Infatti, subito vi dice MAN, vi dice è un'interfaccia ai manuali di riferimento in linea. Perché? Perché voi potreste. Perché voi attualmente avete quasi tutti quanti installato una Ubuntu, una Lubuntu, una Xubuntu, una Kubuntu, qualunque versione di Ubuntu essa sia. Però vi potrebbe capitare sotto mano una distribuzione Linux differente. Sappiate che quello che andiamo a vedere stasera esiste su tutte le versioni di Linux, su tutte, e su molte versioni di Unix. Quindi se vi capita in biblioteca, da un amico o da qualche altra parte, di dover provare da un'amica ci provo a cambiare, non serve il computer secondo no, me no. Bravo, no, vi dovesse servire conoscere un qualche comando, oppure vi dicono prova questo comando, parlo di università, amici, centri di che frequentate, forum di Linux, mailing list o quant'altro, sappiate che un comando, prima di darlo, potete guardare cosa va a fare appunto questo comando, dando semplicemente sulla riga di testo MAN spazio il nome del comando. Come funziona lo scorrere di questa pagina? Perché il manuale non si ferma alle prime 20 righe che voi potete visualizzare. Si può scorrere andando avanti, ci possono essere anche 200 pagine da visualizzare. Magari a voi interessa un determinato parametro, cioè vi interessa cercare una determinata parola. Come si fa per cercare una determinata parola dentro al manuale? Bisogna fare il simbolo dello slash, che è quello sopra il 7, e scrivere quello che vi interessa. Ad esempio, adesso vado a cercare tutte le parole che contengono MAN, quindi faccio slash MAN e poi do invio. Lui inizia a scorrere le righe, lui si ferma a ogni riga in cui è contenuta la parola MAN. Non devo fare tutte le volte slash MAN, poi di nuovo slash MAN. Semplicemente, dopo che l'ho scritto una volta, mi basta schiacciare il tasto N. Che sta per next. Perfetto. E praticamente il file inizia a leggersi e andare avanti. Se non mi interessa più seguire una determinata parolina, ma semplicemente scorrere una pagina dopo l'altra tutto il manuale di questo comando, mi basta semplicemente schiacciare il tasto della la barra spaziatrice e lui mi passa da una pagina a quella successiva, a quella successiva. Quando ho trovato quello che mi interessa, che ho letto tutti i parametri del comando che mi possono interessare, e voglio uscire dalla pagina del manuale, semplicemente basta premere la lettera Q. Con la lettera Q torno al terminale. Ok? Altro comando che può essere utile. A me personalmente, avere il terminale che parte a metà pagina dà fastidio. A me piace che il terminale riparta sempre da in cima.
in questo modo qua. Sempre in cima, perché partire da metà e poi magari dare un comando, non mi piace dover leggere nella seconda parte, ma è una questione personale. Potrebbe dar fastidio anche a voi. Per pulire tutta la schermata, il comando è clear. Col comando clear pulisco e torno in cima. Però ho dimenticato che eri fastidioso la lezione. Oppure, semplicemente, senza non dover scrivere tutte le volte clear, potete tenere premuti il tasto CTRL e premere il tasto L. Non fa altro che fare la stessa cosa. Per uscire. Q. Per uscire bisogna schizzare la lettera Q. Adesso iniziamo, adesso che abbiamo guardato il comando fondamentale del terminale, che è MAN, e abbiamo guardato come si può pulire lo schermo, iniziamo con i comandi veri e propri, quelli che ci possono servire. Il primo comando, non so in quanti di voi abbiano mai usato il DOS. Fate il DOS? Perfetto. Quindi, qual è il comando per sapere quali file sono contenute all'interno di una cartella? È il comando dir, perfetto. Per venire incontro agli utenti windowsiani, hanno fatto il comando dir sotto Linux, che però non è una gran bella cosa. Per sapere quali file sono contenuti all'interno di una cartella o quali directory sono contenute all'interno di una cartella, esiste il comando ls, che sta per list. Se voi all'interno della cartella in cui siete date il comando ls, vi verranno fatti vedere tutti i file o le cartelle presenti. Ci sono varie distribuzioni che hanno abilitato una funzione che si chiama color. Se voi date il comando ls, vi fa vedere i file in verde, vi fa vedere le cartelle in blu, vi fa vedere dei file in rosso, dei file in bianco. Queste qua sono funzioni aggiuntive date alle distribuzioni, si chiama funzione color. Adesso che abbiamo visto il comando man e il comando ls, andiamo a indagare cosa può fare il comando ls. Semplicemente scriviamo man ls e iniziamo a guardare il file di man, cioè il manuale del comando ls. Subito ci dice che il comando ls è il list directory, cioè ci fa vedere la lista delle cartelle, poi ci fa vedere come va usato il comando, cioè si dà ls spazio, si mettono le opzioni, spazio, il nome di un file o di una cartella contenuta all'interno della cartella che stiamo utilizzando. Le opzioni ci consentono di vedere varie proprietà del file. Se noi adesso andiamo a scorrere tutte le varie descrizioni, vediamo che meno A sta per meno meno all, che praticamente ci fa vedere tutto il contenuto della cartella. Perché sotto Linux, se noi mettiamo un punto davanti, cioè il nome di un file inizia con il punto, Linux quel file ce lo nasconde. Per nascondere un file sotto Linux basta mettere un punto prima del nome. Se voi provate in grafica a creare una cartella sul desktop, la chiamate nuova cartella, poi provate a rinominare questa cartella mettendo davanti un punto, improvvisamente appena date invio la cartella sparirà. In realtà la cartella c'è ancora, semplicemente Windows l'ha nascosta. Chi? Windows. Windows, scusate, ho sbagliato. Perfetto. Funziona nello stesso identico modo con cui funziona il dollaro per Windows. E tipo dopo per visualizzarla vai in... Per Windows, allora, perfetto, per visualizzarla o vai, ci sono le varie funzioni con visualizza file nascosti, oppure
da terminale dai il comando ls spazio meno a. Se tu dai il comando ls spazio meno a, lui ti fa vedere anche tutti i file nascosti. Però solo se sei su scrive, solo se sei su nella cartella scrivania. No, in tutte le cartelle. No, visto che tu l'hai messo nel desktop. Sì, 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 assolutamente. Allora, vi faccio vedere l'esempio qua. Io sono nella mia cartella personale. Quando voi fate il login, che entrate nella cartella dove c'è scaricati, download, desktop e così via, lì vedete solo determinate cartelle. Ma in realtà quella lì è una cartella piena di file di configurazione. Se io do solo il comando ls, qua vedo solo due cartelle, desktop e download. Se do il comando ls-a, guardate quante cartelle ci sono e quanti file sono comparsi improvvisamente. Vedete tutti quanti i file? No, perché in Ubuntu sei nella cartella, nella tua home directory? No, nel desktop non lo nasconde. Si vede che è abilitata la funzione di visualizza file nascosto. Sì. Ah. Assolutamente, se no viene nascosta per forza. No, infatti un po'. Vedete? In realtà. No. Io nella mia cartella principale ho solo desktop e download che non hanno i file, il puntino davanti. Infatti se do il comando ls, lui mi fa vedere solo desktop e download. Se do il comando ls-a, mi fa vedere tutti i file e tutte le cartelle che sono realmente contenuti all'interno della mia cartella. Ok? Se noi torniamo dentro al manuale di ls e andiamo a vedere le altre opzioni, oltre al meno a ne esistono varie. Esiste quelle importanti, ve le filtro tra virgolette. Esiste il comando meno l, meno l, che praticamente mi fa vedere me li mette in lista e mi fa vedere tutte le caratteristiche dei file. Se io do il comando ls-l, perfetto, mi fa vedere sempre il desktop e la cartella download, però come vedete me li mette uno per riga e mi dà un tot di caratteristiche. Mi dice quanto è grande un file in bit, viene tutto messo in bit, la data di creazione, la data di utilizzo e il padrone del file, cioè chi è che ha creato il file, cioè l'utente Gilanzi. Se io voglio vedere queste caratteristiche anche per i file nascosti, come dovrò fare? Meno A, meno L. Perfetto. Invece che fare meno A meno L, semplicemente metto meno A L, li metto vicini, senza fare il doppio meno. È indifferente se faccio meno L A o meno A L, non cambia assolutamente nulla. Però se do il comando meno A L, vedete? Mi fa vedere in modo listato praticamente anche tutte le cartelle nascoste. Ok? C'è un ulteriore parametro, un ulteriore comandino che posso aggiungere per avere i dati in modo ancora più comprensibile. Se io ci metto la lettera H, dopo, A, L, H, vedete che in questa colonna qua, praticamente lui mi fa già il controllo delle dimensioni del file. Mi dice se sono mega, se sono giga, se sono kilo o semplicemente se sono bit. Cioè se io avessi un DVX scaricato da internet, di solito un DVX scaricato da internet è circa 700 mega. No. 700 mega espresso in bit viene un numero tanto, ok? Se invece
do il comando meno H, mi scrive semplicemente 700m. Così è anche più comprensibile se devo fare un calcolo per spostare, mi serve per sapere che devo masterizzare un disco o cose del genere. Comunque, se avete dei parametri o volete che il comando ls vi restituisca determinate cose da voi richieste, andate a guardare tutti i parametri che ci sono nel comando man. Vedete quanti parametri ci sono? Vedete anche che c'è il comando meno meno color. Perché non in tutte le distribuzioni vi fa vedere i file colorati. Ok? Di solito i file tutti verdi vogliono dire che si hanno i permessi di esecuzione. I permessi è una lezione che dovrete andare a fare un po' più avanti. Però prendetela per buono, mettiamola così. È un tipo di file con dove potete fare determinate cose. Se volete avere questo impatto visivo immediato quando date il comando ls, dovete passargli il parametro meno meno color. Ok? Ci siamo? Adesso proviamo a creare un file. Il comando per creare un file vuoto, senza niente, è touch. 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 Touch, spazio, nome del file che volete creare. Io voglio creare un file chiamato file. Ah, dalla fantasia. Chiamiamo Stefanello. Grande. Ok? Touch, spazio, nome del file, invio. Se adesso diamo il comando ls, vedrete che compare il vostro file. Ok? Se voi scrivete man touch e andate a vedere i vari parametri, vedete quello che si può fare. Esiste il comando meno a che serve per cambiare il time access, perché quando voi andate a creare un file esiste l'ultimo accesso, esiste la data di ultimo accesso, la data di creazione. Quando si va, sentite per televisione che parlano dello spionaggio industriale e cose del genere, gli esperti informatici vanno a controllare proprio questi dati qua. A volte utilizzano proprio il comando touch, perché va a vedere. Il comando touch non serve solo per creare un file, serve anche per andare a modificare determinati parametri del file. È un discorso un po' particolare, magari a voi non servirà tantissimo, però sappiate che con il comando touch potete un po', tra virgolette, fregare chi va a vedere le determinate foto. Magari voi avete detto a un amico che la foto l'avete scattata nell'anno tal dei tali, la data tal dei tali, in realtà se si va a vedere nel computer sotto a data compare la data esatta che avete fatto, in cui avete fatto la foto. Però per ego personale volete cambiare questa data e farla risultare un'altra, tramite il comando touch ci riuscite. Il comando man vi spiega perfettamente come fare. È vero, è anche giusto, chi è interessato se la va a vedere. Altro comando. Adesso che abbiamo creato
un file, vediamo come scriverci dentro. Ok, per scrivere dentro in tutti i termini, in tutti i dispositivi, sistemi operativi Linux, c'è un editor di testo che si chiama VI. Io lo odio, però c'è, bisogna segnare quello. Punto. È sardo, ha origini sarde. VI. Il comando VI serve per è praticamente il blocco note di Linux. Sotto Ubuntu ne esiste uno molto più comodo che si chiama Nano, però noi faremo VI perché VI esiste su tutte le versioni di Linux. Quindi dovete scrivere VI, VI, spazio, il nome del file che abbiamo creato prima. Allora, comandi base e essenziali per poter usare VI. Appena siete entrati dentro VI, se voi provate a scrivere, fino a quando premete fino a quando non premete la lettera I di insert, voi non riuscirete mai a scrivere dentro questo file. Se voi provate a schiacciare lettere a caso, non funzionano. Appena premete la lettera I e iniziate a scrivere, inoltre, se voi provate a fare il tasto backspace per cancellare, non funziona nemmeno quello. L'abbiamo fatto perché se l'era troppo semplice. Per poter cancellare, dovete premere il tasto ESC, ok? E poi dopo si cancella con la lettera X. Ok, fate qualche prova e poi buttatelo via. E con la lettera X non è ok, fate, è abbastanza non perfetto. Nano, che sarebbe l'editor standard di Ubuntu, di Debian, è molto molto più comodo. Possiamo fare anche quello, che è una stupidata, no, però vi do i comandi, quei 5 comandi fondamentali, perché se vi capita una qualunque altra versione di Linux, riuscite a saltarci fuori, perché capita a volte di trovarsi, a me è capitato in una biblioteca, stranito, tra l'altro perché non me l'aspettavo, ho trovato la versione di SUSE. Modena c'è, non 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 comune Reggiano, quindi non a Modena non abbiamo conosciuto d'ora in biblioteca. Non ti so dire quando avete scritto quello che vi interessa nel file e volete salvare ed uscire. Prima, quando avete finito di scrivere quello che vi interessa, dovete sempre schiacciare il tasto ESC. Schiacciatelo 2 o 3 volte per sicurezza. Poi dobbiamo entrare in modalità riga di comando. Quindi diamo il comando doppio, 2 punti. E se vedete nell'ultima riga in fondo, qua si vede male e poi siamo leggermente spostati. Scusate, ah, okay. 2 punti, non si può più scrivere. W che sta per write, con i 2 punti. E Q, esatto, sta per quit, e poi date invio e tornate alla riga di testo. Per Q sta per scrivi ed esci, che write ci sei riuscito. VI c'è anche su Android. Assolutamente. Siamo qua apposta. Allora, editor di testo. Editor di testo VI. Scrivete VI, spazio, nome del file. E andiamo dentro al file.
Devi parlare con Con Pierre, perché è un po' complesso, ma lo so, fidati che è dovuto a quello. Allora, adesso li ridico tutti i comandi. Adesso che siamo dentro al file, se vogliamo inserire dei dati dei caratteri del testo all'interno del nostro file, ci dobbiamo posizionare nella riga che ci interessa, premere la lettera, il tasto I, e poi possiamo iniziare a scrivere. Quali sono i tasti per spostarsi? V, K, quali sono? H, J, K, L, sinistra, J, su, L, giù, K, L, destra. Va bene. No, assolutamente, anche perché è vero che molti non funzionano i tastini. Ok, no, ma allora così non anche. Vi spostate. Nella vostra riga scrivete quello che dovete scrivere. Se volete cancellare quello che avete scritto, ad esempio, io voglio cancellare la scritta io sono Pigio, dovete premere il tasto ESC, quindi dovete uscire dalla modalità insert e poi premete la lettera X. Con X cancellate. Ok? Quando avete finito anche di cancellare, se volete salvare e uscire, è come il cancio. Premete nuovamente ESC, due punti, WQ. Se a metà del testo che state scrivendo, per sicurezza, volete salvare senza uscire, premete il tasto ESC, due punti, W e basta. W sta per Bright, Q sta per Quit. Ok? Altrimenti, se volete uscire salvando forzatamente, cioè salva, esci e non mi porre altre domande, premete il tasto ESC e fate due volte la lettera Z maiuscola. Z, Z esce direttamente. Ma esce anche con Shift? Esce anche con Shift? No. Beh, quando avete finito di fare più male, spegnete tutto e siete Windows. Comando e editor di testo molto molto più semplice. Sulle distribuzioni Debian Oriented, quindi Ubuntu, Mephis, Debian Oriented, Debian stessa, il comando invece che vi è nano. Se voi scrivete nano spazio il nome del vostro file, devi fare ESC due o tre volte per uscire. Poi fai Shift, tasto Shift, ZZ. Ok? Sì, perché il caps lock non funziona come ZZ maiuscola. Secondo editor di testo è nano. Scrivete nano spazio nome del file che vi interessa. Il file viene aperto normalmente. Con nano potete fare tutto quello che vi interessa. Cioè scrivete normalmente, cancellate col cance, con il backspace, con quello che deve essere. Devo entrare un secondo, perché vedi che c'è la leggermente spostata. No, vabbè. Bellissimo. Avevi ragione. Sempre ragione. Modestissimo. Ma modesto è di questo non può funzionare come si fa nella mente. Adesso, quando avete scritto quello che vi interessa,
Se vedete, nelle ultime tre righe ci sono i comandi. Cioè salva, esci, inserisci e compagnia bella. Quello? La tilda? Il cappellino intendo. Vuol dire, quel simbolo lì vuol dire che dovete schiacciare il tasto CTRL e la lettera indicata. Allora, come vedete qua, ci sono alcuni comandi, ad esempio, nell'ultima colonna, il primo in cinema, mi dice posizione. Se io premo CTRL e schiaccio la lettera C, mi dice in che riga sono, mi dice che sono alla riga 4 di 4. Questo può essere comodo per gli sviluppatori o magari per chi, a chi viene segnalato sulla riga 5 c'è un errore. Allora uno sulla riga 200 c'è un errore, uno va giù a caso, poi a un certo punto schiaccia CTRL C, sa a che punto si trova. Se io qua mi metto a scrivere così, uno mi dice alla riga 23 hai scritto due lettere di più. Allora io a caso vado giù per un po', CTRL C, dico boh, sono già alla riga 23, una. Però magari ero qua, arrivavo in fondo, CTRL C, sono alla riga 28, ho sbagliato, torno su di due o tre righe. Vado qua, sono alla riga 22. Può essere comodo nella ricerca del file. Non c'è un sistema per dire vai alla riga 23. Ci ho mai guardato, sono sincero. Come prima, più che altro c'è il comando per dire vai alla tal parola. Come prima abbiamo fatto lo slash nel comando man per andare a una determinata lettera. C'è il comando slash che in vai è lo stesso identico comando del man. Se io apro un file con vai perché voglio modificarlo e voglio andare a cercare una determinata parola, semplicemente faccio slash e il nome della parola che mi interessa. Sotto nano, per andare alla parola che mi interessa, faccio CTRL W, mi compare scritto ricerca. Io faccio FFF e lui mi va direttamente a FFF. No, CTRL W è la ricerca. E poi ci scrivi la parola che ti interessa, cercare. Ma te la cerca, cioè se io poi. Te la cerca all'interno del file in cui sei. Ma dopo che io cerco una parola, ne voglio cercare un'altra, la cerca dopo la prima, cercare? Non prima. Dopo dove io mi sono portato con il puntatore. Dove praticamente io mi sono. Sì, perché se io adesso mi metto sotto FF. Vado a ricercare FFF, lui finisce il file e poi torna su. E se le voglio vedere altre parole FFF devo... Devo sempre fare CTRL W, non esiste come in man la funzione N. Fa CTRL W, ha i suoi pregi, l'utilità, la facilità di utilizzo, ha i suoi difetti che in alcuni casi è un po' macchinoso. Per salvare, come vedete, abbiamo CTRL O. CTRL O salva direttamente. Oppure, se noi facciamo CTRL X, se non abbiamo salvato, fa la stessa funzione che ci compete di solito con Word in Windows. Cioè, vuoi salvare? Sì, no. Cioè, salta fuori la finestrella di sicurezza. Cosa che in VI non mi sarebbe saltata fuori. Se io aprivo un file, lo modificavo, e scrivevo due punti Q, mi sarebbe uscito dal programma senza salvare. Invece con Nano mi chiede: hai modificato il file, vuoi salvarlo? Io gli do la S di yes, di solito mi chiede se il nome, mantengo il nome uguale a quello di prima, altrimenti posso salvarlo con un altro nome, do invio e lui esce. No, padre, tanto sei ancora qua. Anzi, più è meglio farli oggi piuttosto che trovarsi. No, no, e dopo vi ci tocca bocciarvi, dopo dobbiamo rimandarvi. Io non fa la cosa.
riscazzo. Allora, vi sono chiari un po' gli editor di testo? Cioè chiari, almeno capire i comandi principali. No. Li mettete sul sito questi, no? Riepilogo. Sì, di sì. Nano non penso che ci siano, perché anche le dispense che abbiamo fatto nel 2006... Lo aggiungiamo. Cioè, ma... no. Sono quattro comandi. Sì. Beh, quest'anno li mettete sul sito, l'anno scorso ce li avete fatti scrivere sì, settimana. No, perché se tu fai salva, ti torno qua su e ci fai. I don't touch. Mi fatto scrivere tutti a Nano. Cioè, Nano. Gli unici fortunati, sai chi sono stati? Stati loro che gli davano il dispense. Per esempio tu scrivi, no? Dispense sono dispensati. No, ci sono. Ma sai che credi chiedigliela giù, fatti portare su. Ce l'ha, però se ti ricostruire. No, ho detto con piano e stampiamo le dispense. Lui aveva fatto delle belle dispense in corso. Abbiamo stampiamo le dispense, che abbiamo detto che le stampavamo. Cioè, in che senso stampare? Allora. L'altra volta? Io le do... Altro comando che può essere utile. È il comando cut. Non vede niente. È il comando cut che non fa altro che prendere tutto il contenuto di un file e spararlo fuori a video. Se noi scriviamo cut spazio nome del file e poi diamo invio, vedrete che a video compare tutto in treno, buttato lì tutto il contenuto del file che abbiamo scritto prima. Se dentro al file ci avete scritto qualcosa, comparirà a video quello che avete scritto. Se il file è vuoto, non comparirà niente. Quindi eventualmente provate a tornare dentro o con Nano o con VI al vostro file, ci scrivete benvenuti al corso Linux, salvate. È un comando che stampa, il contenuto non c'è. Vai. Ma non mi viene scritto. Se esiste. Perché ti ha detto che quel file non esiste, secondo me tu devi fare uno, fai pure. Per essere sicuri che il file ci sia, voi dovete dare anche il comando ls. Perché magari l'avete cancellato, non l'avete salvato. Non esiste. Io ho dato il comando ls, vedo che ho il mio file Stefanello, do il comando cut Stefanello e mi compare scritto benvenuti al corso Linux. C-A-T. Non è taglia. C-A-T. Ok? La moda nel futuro. Naturalmente, se volete cose particolari del comando cut, vi rimando al comando man cut. Volete sapere tutto quello che può fare il comando cut? Andate lì dentro. Questi tre disturbo, li hai portati tu questi? Li hai portati tu? Altro comando che fa quasi tutto quello che fa cut, che però può essere molto più comodo, è il comando tile. Il comando tile. Perfetto. Il comando tile. Praticamente il comando tile di default, se non si vanno a specificare altri parametri, stampa a video le ultime 10 righe del file che gli mandiamo, che gli diamo in pasto. Ok? Se voi provate a tornare dentro al vostro file e lo editate, ci scrivete 15 righe dentro. Ok? Tile e poi il nome del file. Fa la stessa cosa, però se fosse un file un po' più lungo si dovrebbe la... Si è concluto. No.
Ok. Se io do il comando tile. Oh. Spazio, il nome del mio file. Lui mi stampa semplicemente a video le ultime 10 righe. Devo lasciare un po' meno. Aspetta che sono. Se volete stampare solo le ultime due o volete stampare le ultime 20, vi rimando al man tile. Man spazio tile, vi guardate tutti i parametri e lì potete decidere quante righe farvi stampare a video. Questo può essere molto comodo sui file molto lunghi, perché succede magari che non vi funzioni un determinato programma. Allora vi dicono, nei forum vi suggeriscono, andate a vedere i log, cioè cosa fa il programma quando parte, per capire il motivo per cui si ferma, per cui non si avvia. A voi magari interessano solo le ultime 10 righe, invece che stare lì che il computer deve caricare un file spropositato di righe, a voi interessano solo le ultime 10. Con il comando tile potete avere questa opzione. Ok? Sparti una domanda, ma con la precision mi tiene in memoria tutti i comandi che ho dato? Sì. Ma tutti. Bash history si chiama. Ma tutti in assoluto? Sì. Anche quelli dell'anno scorso. No. L'unica cosa che. Allora, si chiama bash history. Se tu nella tua cartella in cui sei adesso, dai il comando ls-la. Io ci metto anche l'acqua perché mi piace. Se tu vai a vedere, c'è un file che si chiama bash.bashhistory. Nano history. Eh? Nano history. Perfetto. Nano history. Sì. Nano history. No, no, più su. È uno dei primi. Shift. Tieni scritto il tasto shift e fai pagine in su, fai frecce in su, scusa. Bash history ti tiene l'ultima bash dell'ultimo login che hai fatto. Ah, ok. Ok? Questo trovo? Nella tua home directory. Ok? Oppure c'è un comando che si chiama proprio history. Se tu dai il comando history e poi da invio, ci sono in ordine numerati tutti i comandi che hai dato da quando hai installato il PC, se non hai mai pulito la history. Tu vai a vedere, vedi, c'è lo storico di tutti i comandi che hai dato. Faccio fatica a pulire il mio, pulisco la history. Pulire il ferro del tempo. Però, vedi, c'è un nuovo utente del corso. Vecchio, che forma rotonda come al solito. Se vuole mettersi da questa parte così sì, meglio, che vedo un po' meglio. Sì. Questo comando non è un keylogger, cioè non tiene memorizzate anche le password che mettete, semplicemente tiene memorizzato i comandi che vengono lanciati dai terminali. Tramite righe di codice lunghe così si riesce a sapere anche la data e l'ora in cui sono stati dati questi comandi. Quindi se dovete tenere monitorato qualcuno su cosa fa sul vostro computer, non tenete monitorati i siti che va a vedere o meno, però sappiate che con due comandi semplicissimi si riesce a sapere cosa ha fatto. Adesso vi racconterò di un comando veramente, veramente da trattare con le pinze. Perché in Linux, a differenza di Windows, tutto è un file. Cosa vuol dire tutto è un file? Per Linux, l'hard disk, quello che in Windows lo vedete come C, che è una periferica fisica. Con
per Linux anche quello è un file. Se voi provate da in Linux, sapete che vi è stato spiegato che c'è l'utente normale e l'utente amministratore. Ok? L'utente normale, quando siete in terminale, è indicato con il simbolo di dollaro. Quando siete amministratore, è indicato con il simbolo di cancelletto. Non è mica parlato, sai? Cioè, noi la prima lezione, scusate, faccio un cappello. La prima lezione abbiamo solo fatto l'introduzione sul. Ah, non avete spiegato. Oh, no, allora. Non abbiamo ancora fatto il file system. Allora, no, non è il file system. Oh, okay. Anche molti c'è. Allora, spiego un attimino. Allora, svegliamo perché Windows, Linux e Mac non hanno il problema dei virus, semplicemente sono studiati meglio. In Windows scaricate il file.exe, doppio clic, installato. Sbagliato. Infatti, se vedete le ultime versioni, Windows Vista e Windows 7 sono saltati fuori e io li chiamo a giocare chi vuole essere milionario. Perché lo accendiamo, cioè, vuoi installare? Sei sicuro? Ma sei proprio sicuro? Ecco, ma sei proprio sicuro? Ma sei proprio sicuro? Bene. Sotto Linux, questa cosa qua, numero uno, è partita 20 anni fa, c'era già. E quindi già questo è un punto di partenza importante. Numero due, per installare e mettere mano fisicamente sul sistema, ti salta fuori una richiesta di password. Se tu ti inizi subito a fare la domanda, dici perché mi salta fuori la richiesta di password? Improvvisamente, cioè, se io dovessi prendere un virus sotto Linux, o l'ho lanciato io da riga di comando, da root, cioè da amministratore, che però per diventare amministratore ho dovuto inserire una password, oppure è saltata fuori la finestrella che mi ha detto inserisci la password. Ma se io stavo navigando in internet per i miei e mi salta fuori questa finestrella qua, mi viene un po' il tarlo in testa e mi dico perché mi salta fuori la password. Ecco svelato il motivo. In Windows si è sempre autoinstallato perché non c'era bisogno di richieste di password o meno, cosa che se ne sono accorti la stanno introducendo adesso. Nel mondo Linux e Mac questa cosa c'è sempre stata. Cioè non è che vendiamo aria fritta a dire che non ci sono virus, non è che non ci siano. I virus di per sé ci sono. È che il sistema è studiato molto meglio e di conseguenza i virus non attecchiscono. Se uno considera il file attendibile lo installa in ogni caso. Sì. Quindi alla fine se però tu hai deciso di fare quella cosa lì la fai. Ma se ti trovo un virus. Sì, però il file lo installi. Innanzitutto lo installi da dei server sicuri, cioè non prendi giù un exe così e lo lanci. Perché cioè non ce l'hai su un CD o da perfetto dove. Ti devi un attimo documentare per poter installare. E poi comunque anche il sistema è studiato in modo differente. Sì, non esiste gli altri monte, diciamo. Sì, perfetto. L'installazione dei pacchetti e dei programmi. Detto questo, ma scusa, cioè da amministratore uno può fare quello che vuole. Già. Allora tu da dentro al disco C. Con Windows, ti faccio l'esempio Windows Linux. Sei da dentro al disco C di Windows, utente administrator, macchina appena installata Windows XP. Ok? Provi ad andare a cancellare la cartella Windows, ti dice file di sistema, non lo puoi toccare. Anche se sei amministratore. Da Linux, non in interfaccia grafica, perché in interfaccia grafica c'è i suoi 200 miliardi di limitazioni che stanno iniziando a inserirle anche nella shell. Dai il comando rm spazio meno rf spazio slash, cioè vuol dire cancella tutto quello che c'è da cancellare. Ti dice occhio, sei sicuro di quello che fai? Tu yes, avvio. A un certo punto vedi la lucina dell'hard disk del computer che fa inizia a lampeggiare. Vabbè, non c'è più. Vado a vedere cosa c'è. Apro il terminale, tutto errore. Riavvi il sistema, ci viene scritto kernel panic. Vuol dire che hai cancellato il cancellabile. Formaci due punti, barulla, adesso. Formaci due punti non funziona neanche più su Windows. Vista. No, è visto.
Vista non funziona da più. Sì, sì. Sì, sì, sì. Però su Windows Vista non funziona da più. Attenzione, appunto, perché se date il comando sotto Ubuntu sudo e poi sudo spazio su, cioè super user do super utente, cioè super, devi, diventi il super utente, il capo supremo del computer, per intenderci. Attenzione a dare i comandi che vi vado a spiegare adesso, perché se cancellate dei file di sistema sono uccelli per diabetici. Sotto Linux dire che siete reali amministratori del computer non è un'eresia, è pura realtà. Potete fare il bello e il cattivo tempo. Detto questo, vi spiego il comando remove, rm. Ci sono due tipi di remove, c'è il remove directory e il remove di tutto il resto, dei file e quant'altro. Il remove directory lo eviterei, cioè lo salto a piedi pari. Vi spiego il motivo. Perché il remove directory funziona solo e soltanto per cancellare le cartelle, però le cartelle non devono contenere nessun file al loro interno, neanche una sottocartella. Cioè io posso cancellare solo una cartella terminale, uno degli ultimi rami dell'albero, per intenderci. Se faccio 10 cartelle e mi date uno dietro l'altro e vado a provare a cancellare la prima, non ci riesco con il comando apposta, il comando apposito rmdir. Allora passiamo direttamente al comando rm, quello principale. Il comando rm, se io scrivo rm spazio nome di un file, esempio io voglio eliminare il mio file Stefanello, semplicemente scrivo, ho detto il file, non ho detto Stefanello, Stefanello lo eliminiamo dopo, rm spazio Stefanello, do invio e lui me lo cancella, do il comando ls, infatti il file Stefanello non c'è più. Sì, sì, quando va a capo vuol dire che ha fatto. Adesso creo, se va a capo non del droid, no, giusto, lo facciamo, non ho fatto questo. Ricreo il file Stefanello. Ipotizziamo che in realtà sia una cartella, la cartella Stefanello, che dopo guardiamo come si creano le cartelle. Dentro la cartella Stefanello ho 10 file. Se io voglio cancellare la cartella, scrivo rm spazio il nome della cartella, mi dice non la puoi cancellare, è una cartella. Allora come faccio per cancellare direttamente tutta la cartella? Mi viene incontro il famoso comando man spazio rm. Andiamo dentro, guardiamo cosa mi dice. Molto, quasi sempre in inglese. Quasi sempre in inglese. Io, se provate ad andare a vedere i parametri. Dimmi pure. Come si fa per far diventare un file una cartella? No, ecco, lì dove non fai diventare un file una cartella. Dopo guardiamo come creare la cartella. Però non ho fatto la creazione della cartella perché la guardiamo dopo. Ah, ok. Assolutamente. No. Ho detto ipotizziamo. Ok. Ipotizzando di avere una cartella che si chiama Stefanello e al suo interno vari file, dobbiamo rimuoverla. Meno R. Meno R, perfetto. Che sta per recursive, vuol dire che io vado dentro la cartella e inizio a cancellare i file fino a quando la cartella non la vuoto. In più, per rimuovere la cartella devo forzarla. Quindi devo passare due parametri. Devo scrivere rm spazio meno rf recursive forze, sia ricorsivo che forzato, spazio il nome della cartella. In questo modo qua mi viene cancellata sia la cartella sia tutto il suo contenuto. Quindi facendo rm rf
nome della cartella, viene cancellata la cartella e se c'è qualcosa dentro. Adesso vi spiego come creare la cartella e poi proviamo a fare due o tre giochini. Io vi dico, proviamo a fare questo, voi provate un attimino a farlo sul computer in base ai comandi che vi ho già elencato stasera e poi dopo io li rieseguo a video. Io lo so che quando dici che forzi la rimozione, cioè il fatto di forzare qualcosa, cosa significa? Infatti vuol dire di non farmi comparire a video, perché a volte potrebbe anche succedere che quando tu fai l'RM, la rimozione di un qualche file, ti salti fuori di continuo, dentro questa cartella c'è questo file, vuoi rimuovere? Sì. Dentro c'è quest'altro file, vuoi rimuovere? Sì. Se tu fai varie cartelle limitate con al suo interno vari file, praticamente ogni file che incontra ti salta fuori questa richiesta. Facendo il meno F, tu sai che quella cartella la vuoi cancellare e lui te la cancella. Ti fa la forzatura della cancellazione. Se io aggiungo la forzatura, capito? Con la forzatura vi dice. In un caso, per esempio, anche se una cartella butta la vuoi aggiungere, con la forza. Il concetto sì, cioè, leggilo per forza, sì, il concetto è quello, solamente che il disco non sempre riesce a forzarlo, perché magari forzare vuol dire al computer obbligarlo, perché magari col comando semplice non lo va a leggere, tu lo forzi con il meno F, con il meno T, dipende dal parametro da lanciare, gli dici non me ne frega niente di quello che pensi tu, io sono il padrone assoluto del computer, fai come dico io. Il forzare è proprio nel classico termine, uso la forza per farti fare quello che voglio io. Poi a volte è rotto il disco, non ci sono i driver perché non sono installati o meno, allora ha vinto il computer. Però il concetto di forzato è quello lì. Vediamo come si creano le cartelle. Con lo stesso concetto del touch. Semplicemente creare una cartella, il comando è mkdir, make directory, mkdir, spazio, nome della cartella che vogliamo creare. Io creo la cartella conoscere Linux. Poi ci sono vari parametri, ricordiamo sempre la famosa pagina di man. Scusate. Pronto? Sì. Adesso che abbiamo creato la cartella, noi possiamo andare dentro la cartella, tornare fuori dalla cartella, andare dentro la cartella, andare dentro la sottocartella e compagnia bella. Semplicemente dobbiamo cambiare directory, quindi usare il comando change dir. Il vecchio, quello per chi ha usato un po' DOS, il vecchio CD. Quindi io ho creato la cartella conoscere Linux. Per andare dentro la cartella conoscere Linux semplicemente devo scrivere CD spazio conoscere Linux. CD sta per change directory. A meno che uno metta delle opzioni strane. Bellissimo! Quindi in questo caso non è installato. C'è qualche uno che ha il man della pagina CD? Perché non sempre, come nel mio caso, io ho fatto man spazio CD e mi dice che non è installato. Non è che non esista il manuale, semplicemente è dato per scontato. CD è uno di quei comandi che si suppone conoscano tutti. Tramite il gestore di pacchetti che verrà fatto più avanti, ci sarà poi l'opportunità di poterlo installare. Eventualmente, se uno vuole avere tutto il manuale installato, tramite il gestore di pacchetti vedrete come installarlo. Per tornare indietro di una cartella si fa cd spazio punto punto. Avevi visto una roba del genere? Cosa?
fatto che non è accentrata. Sì, in coso c'è. C'ha il coso delle tastiere girato. Sì, allora fai un reset, scrivi il reset e poi dai invio. Provo adesso. Scusatemi. Mi figuri. Però io l'avevi visto, ti mancava. Ogni tanto gli stravolgo, gli strabiglio con delle magie. E quindi questo reset? Quello lì è un comando che quando ti va in banana lo butti su, ma semplicemente dice, boh, prendila come se fosse appena partita, quindi qualunque tasto, combinazione di tasti o pasto, sei finta che non l'abbia fatto niente. È giusto un escamotage, ma non vale la pena di farlo. Tu sei... senza interfaccia grafica in console. Ah, se ti vanno i caratteri in banana con console, quella lì è console, eh? Sì, è questa qua. Cioè, sì, sì, sì. Un programma. Senti, no, è un programma. È come Clear. Ok? Allora, per spostarsi nelle cartelle si fa CD e si mette il nome della cartella più avanzata. Se si vuole tornare indietro di una cartella si fa CD spazio due punti e si torna alla cartella precedente. Due punti o punto punto? Due punti inteso punto punto. Per fare il nome. Che a volte do. Ragionandosi sempre veloce o meno, le do per scontate. E DOS che ha copiato da Linux o viceversa o non so di due. Considerando che Linux esiste, Linux non in quanto Linux, ma in quanto Unix esiste dagli anni 60. Secondo me è DOS che è copiata. La butto lì, eh? No, è DOS che è copiato. Infatti, come dicevi, il comando ls sotto Linux uno lo può dare anche come comando dir. Io torno indietro di una cartella dal comando dir, c'è esattamente la stessa cosa di ls, solo che ls in Debian, in Ubuntu c'è già anche l'opzione meno color. Il dir no, perché il dir è una cosa che è forzata sotto Linux. Ok? Abbiamo visto come cambiare cartella. Abbiamo visto come creare una cartella. Se io volessi sapere di che cartella sono, potrebbe essere una cosa che ci potrebbe interessare. Qual è il percorso assoluto della cartella in cui sono? Esempio, se io mi sposto in conoscere Linux, vi faccio un esempio stupido. Avete un Windows XP, create sul vostro desktop, voi siete l'utente amministratore, create sul vostro desktop una cartella che chiamate conoscere Linux. Voi andate dentro la cartella conoscere Linux, sapete che siete dentro la cartella conoscere Linux. Ma qual è il percorso assoluto in cui siete dentro? Il percorso assoluto è C, Document and Setting, Administrator, Desktop, conoscere Linux. Ok? Quando voi siete dentro una directory da un terminale Linux, così subito non c'è scritto qual è il vostro percorso. Per sapere qual è il vostro percorso, il comando è pwd. Perfetto. Una cosa molto veloce per farvi capire come funziona l'albero delle cartelle sotto Linux. Voi considerate che la lettera C, facciamo l'abbinamento Windows-Linux perché Windows ce l'avete tutti, ve l'hanno infilato dentro praticamente col computer ce l'avevate Windows. Non mi dite che non l'avete pagato, che avete la licenza, perché è una, molto probabilmente una balla, perché ve l'hanno messo craccato quasi sicuramente se agli inizi degli anni 90 facevano così e sono andato avanti con questo mal costume per un bel po'. In Windows avete il disco C, dal disco C partite e c'è Document Setting, Programmi, Windows e quant'altro. Sotto Linux il disco C è lo slash, è la barra. Si parte tutto dalla barra. La barra viene chiamata root, cioè radice. Da lì si sviscera tutto l'albero Linux. Quindi fate più o meno, non è la stessa cosa, ma fate la traslazione tra C root.
più o meno la stessa cosa. Vi basti sapere questo per adesso. Poi quando vi spiegheranno le cartelle vi spiegheranno un po' meglio come funziona. Ah, facile per te, quando vi spiegheranno. E a te chi te l'ha spiegato? L'ho spiegato Pito. Ecco, boh. Quindi adesso è la tua volta. La mia volta. Sotto la directory root ci sono le varie cartelle. La cartella home la potete paragonare alla document and setting. Dentro la cartella home ci stanno tutte le cartelle degli utenti, tutti i file di configurazione degli utenti. Quindi noi attualmente siamo dentro la cartella home, cioè document and setting, nome dell'utente, conoscere Linux. Prima mi è stata posta la domanda su i comandi precedenti che sono stati dati sul terminale. Cioè, vengono registrati tutti i comandi che io ho dato nel terminale? Certo, vengono registrati. C'è un modo per recuperare i comandi che io ho dato precedentemente senza dover fare frecce in su fino ad andare a cercare quello che mi interessa? Sì, c'è un modo. Il modo è Ctrl R, ci viene scritto reverse isearch. Esempio, io mi ricordo che ho dato un comando che iniziava per fire, nel mio caso scrivo fire, l'ultimo comando che ho dato sul mio terminale che conteneva la parola fire era Firefox. Mica non lo sapevi? Lo sapevo. Ctrl R. Ctrl R. Sì, questo è venuto fuori molto dopo. Dove? Cioè, nel senso, anche io l'ho imparato dopo. Col tempo ho fatto di usarlo. Quando avete trovato il comando che vi interessa, perché dopo, se io continuo a fare frecce in su, io torno indietro nei comandi da quel punto lì in poi. Quindi se il comando Firefox l'ho dato 15 giorni fa, praticamente andando con la freccina in su vado a vedere 16 giorni fa, 17 giorni fa, come che bella. È stato l'inserzione. Vabbè, si fa questo. Ah, sì. Ma quanti te ne può memorizzare di questi comandi con la freccia? Quanti tu le puoi scrivere? Le scrivi. Non ha un tempo, cioè, di cancellazione? No. Cioè, ha lo spazio del disco. Ah. Riempi lo spazio. Con quei comandi lì vuole. Bisogna che sono degli anni, c'hai ragione. Considerando che la sono file txt prima che. Cioè, scrivi per scrivi, ma ti viene una borsa che. È consumato i tasti. Anche secondo me, fai prima cambiare macchina e compagnia bella. Allora, abbiamo visto come si creano i file, abbiamo visto come si cancellano i file e le cartelle, abbiamo creato le cartelle, ci sappiamo spostare nelle cartelle, possiamo fare un giochino, un esercizietto. Allora, inventiamocelo in questo istante. Creiamo una cartella che la chiamiamo Stefanello, così che è contento, si gasa. Dentro la cartella, adesso scrivo le specifiche qua a video. Ma sono io che ci vedo male oppure è pure il burro stare. Sì, un po' non è ottimizzato. Allora, creiamo una cartella Stefanello. Ci andiamo dentro. Ah, è fatto proprio così. Vabbè. No, proprio bisogna mettere la distanza giusta. Dentro la cartella Stefanello, creiamo due cartelle, due directory. Creiamo la cartella Pier, la cartella Pigio,
dentro la cartella VR creiamo il file VR2. Dentro al file VR2 ci scriviamo ciao. Ma Pierpigio è una cartella? No, una, scusa, giusto, che creiamo due cartelle. Allora, quante le creare queste cartelle? Allora, dentro al file Pierre, Pierre 2, si trova all'interno della cartella Pierre 2. Bisogna fare il cambio di directory. Deve cancellare i directory, come si chiama? Come si fa? RM? Dir? No. Man RM. Potrebbe fatto una scusata. No. Sono entrato qua dentro perché mentre cercavo il codio. Se io ti induco ad andare nel man, man rm meno r, no scusa, man, no, man scusa, rm meno r, e bisogna creare la cartella piena, la cartella attiva. Pigio. Sotto? Il mit cos'è? C'è di un'oriente? Ma no, sì. Mint. Sul mit. Mint. Eh? Mint. C'è di un'oriente? Ah sì. Se faccio cd poi spazio slash mi dove mi fa. Mi va in c. Vai in c, vai nel c praticamente. Quindi nel root. Nel root. Quindi se vai nel root. Ce n'hanno sopra Android, su Android ce n'hanno. Quindi. Bisogna sapere. VI non serve a niente, ce n'hanno. Oppure c'è Vim. Hai fatto poco squadra sotto Vim, immagini che tutto. Ah, scusa. Diploma che fanno vedere il curriculum che ci troviamo. Se scrivo pvd nel root, mi dice bash cd, file directory non esiste. Mi è successo che ho detto fuori e è successo come le due, cioè praticamente lui aspetta un carattere, diciamo gli ho dato ok, dopo c'è un carattere speciale, era una, quindi ho dato l'apice per dire è sempre la cosa dell'utente, quella del coso speciale, l'utente del proprio utente, se gli spazio slash, quindi se uno ha un solo utente tipo quello che crea l'installazione userà sempre quella password lì, perché in Ubuntu non c'è diciamo l'utente amministratore, non viene mai creato, non viene mai chiesto di specificare una password per l'amministratore, quindi quando verrà chiesta una password, sia che sia per gli aggiornamenti o in un qualsiasi altro comando che richiede l'inserimento di una password, è sempre quella dell'utente col nome. Poi alla fine torniamo alla cartella Stefanello. Confermo, ho annullato tutto, ho detto non si sa mai. Fermo. E stampiamo a video il contenuto del file PR2. Però è comunque la password, quella del proprio utente.
Cioè, sembra strano, però inserendo la propria password si può esprimere in una prossima volta. Comunque diciamo che in un momento, dando la password al proprio utente, si accede a permessi di superutente, anche se non è la password, perché non c'è, effettivamente non c'è superutente, quindi bisogna fare sì che in quel momento il proprio utente esegua. Quindi se mi chiede la password, devo ridare. Sì. Quando chiede, se la chiede volte, avrà i suoi motivi. Ma io se non faccio mai una cosa che mi sembra del presupposto, allora forse è una cosa che non so, è complicata. No, tipo la scheda grafica di solito non grossi problemi, non ne dà. Quello che diceva lui invece è vero, nel senso che se uno da terminale cambia utente, quindi invece di avere il dollaro come si deve, sono dolori. Esatto, lì se uno fa appunto, si sposta nella root, quindi cd, barra, e poi fa RAM minore a asterisco, va, cancella tutti i file finché il comando RAM stesso non prova a cancellarsi. Solo che finché si è, finché il computer è acceso in quel momento, lui cancella. Quando si rinvia il computer, sicuramente sono stati cancellati tutti i file del sistema che c'erano più accendere il computer, quindi non si accende più, dare errori, quello è meglio di caro. Però bisogna formattare. Bisogna formattare. Se tu adesso fai il disfatto slash, anzi, sicuramente anche perché. No, quasi mi fa. Tu sei nella quando lo. Cioè, se c'è la tilde, lui la tilde indica come il tuo nome. Non ho diciamo fatto il trovi sempre qua. Sì, prima della tilde, ti trovi il tuo farlo. Sì, cioè nel senso quando il backup dei propri dati, perché se non reinstalla 5 minuti direi. Bene o male, cioè i diversi file che sono i propri dati, lo il software lo si riscarica con Ubuntu Software Sense, se lo si reinstalla abbastanza. Non mi ricordo, però. Vabbè, una noia dover installare tutto. Ecco e more. Non è un come in Windows che deve riscaricare a mano. Ci siete? Provo a vedere se. Io provo a svolgere l'esercizio. Voi mi dite se l'avete fatto nello stesso modo. Io sono arrivato. Va bene? Dovrei fare un'altra cartella del cosa. Allora. Esatto, bisogna andare a fare. Adesso lo stampo a video, aspetta. Ah, tranquilla. Allora. Creiamo la cartella Stefanello mkdir Stefanello era giusto, impossibile che il file esiste giustamente, perché se io faccio vado a vedere io c'ho già un file che si chiama così. Attenzione perché sotto Linux, a differenza di Windows, io non posso creare un file e una cartella che abbiano lo stesso nome. Perché? Perché sotto Windows io sono quasi sempre obbligato a creare un file con la sua estensione .doc.txt.gif.jpg. Sotto Linux io posso semplicemente creare un file senza estensione. E quindi se io creo un file senza estensione e una cartella hanno lo stesso nome. Di conseguenza non me lo lascia fare. Quindi, come avete visto qua, mi dice semplicemente che io ho provato a creare la cartella Stefanello e mi dice che esiste un file che si chiama Stefanello. L'ho rimosso, torna a creare la mia cartella. Mkdir Stefanello. Poi dovevo creare all'interno, dovevo andare dentro la cartella Stefanello, quindi change directory Stefanello, e creare all'interno di Stefanello due cartelle, PR e Pigio. Poi a questo punto io ho anche dei punti da creare. Un puntino, PR e Pigio. Identificano il punto, identifica la cartella a sé stante, se stesso.
mentre i due punti identificano la cartella precedente. Per questo che se io faccio cd spazio punto punto risalgo di una cartella. Non è altro il punto punto che tu vedi dentro quella cartella lì, non è altro che un collegamento per risalire della cartella. Ok? Poi creo le due cartelle, Pigio e Pierre. Io non ve l'ho fatto vedere, però come avete visto qua, io con un MKDR ho creato due cartelle. Ok, voi sicuramente avete fatto MKDR nome, MKDR altro nome. Leggendo il file man ci sarebbe, avreste potuto fare tutto con un'unica riga. A questo punto mi sposto dentro la cartella Pierre, creo il file Pierre 2, quindi touch Pierre 2, lo modifico con nano, con VI, con quello che volete. Scrivo ciao, salvo, esco, torno alla cartella Stefanello, quindi cd spazio punto punto, stampo a video il contenuto della cartella, del file PR2, quindi cat PR PR2. Direi semplice. Quindi il file in questo momento non ha estensione? Il file non ha estensione. Poi, è un brutto vizio di noi linuxiani. Non diamo l'estensione al file. Cartella padre. L'estensione semplicemente gliela puoi dare rinominando il file, oppure quando lo vai a creare gliela dai direttamente. Questi file si vedono nella interfaccia grafica? Certo. Vedi i file, vedi le cartelle, vedi tutto. Allora, gli ultimi due comandi. Adesso che abbiamo creato i file, se noi vogliamo rinominare un file o rinominare una directory, in Linux si usa il comando move. Mv. Mv spazio nome di partenza, spazio, nome di destinazione, cioè nome che ha attualmente il file o la cartella, spazio, nome che vogliamo dare al file. Ipotizzando di aver tenuto Stefanello e aver tenuto la cartella PR, se io voglio mettere l'estensione al file PR2 e chiamarlo PR2.txt, semplicemente scrivo mv PR, PR2 in PR2.txt. Do invio. Se torno a dare il comando ls, vado a vedere adesso il mio file si chiama PR2.txt. Ok? Ultimo comando è il comando echo. Semplicemente il comando echo riscrive tutto quello che gli vado a dare in pasto. Se io scrivo echo ciao, echo ciao, lui mi stampa ciao. Se io gli scrivo ciao ciao, lui mi scrive ciao ciao. E cosa serve? Serve con il... serve alla concatenazione principalmente. Cioè, se io voglio scrivere qualcosa a video, è una cosa... serve legando vari comandi di Linux l'uno con l'altro, perché io quello che mi dà un comando
lo posso dare in pasto a un altro comando. Questo è un po' complessa. Questo è un po' complessa. Infatti, avevo detto gli ultimi due, però devo dire altri due, altrimenti. Aspetta. More e il pipe. Che altro magari facciamo quel discorso del sai quello del fatto che non è. Cioè il fatto che uno dà il comando che va a capo vuol dire che è stato eseguito correttamente. O, sai che l'avevo incontrato laggiù. Cioè nel senso che magari non per tutti è chiaro che tu dai un comando, ok, perfetto. Tu dai invio, perfetto. Lui ti dice va a capo, non ha fatto niente, magari fai RM e fai va a capo, dice come? Non mi ha detto niente, cioè. Ah, ok, perfetto. Si sbaglia. Allora. Esatto. Il terminale, da un certo punto di vista, ci viene anche incontro. Cioè, se io scrivo un comando, noi siamo in un terminale, l'ultima lettera del terminale è il simbolo di dollaro. Se noi diamo un comando, ad esempio, cambio directory, change dir, cd spazio punto punto, do invio, lui in automatico mi esegue il comando e mi torna a dare un terminale, cioè mi torna a dare il simbolo di dollaro finale, una riga dove l'ultimo simbolo è il dollaro, senza dirmi nient'altro. In questo caso vuol dire che il comando che io ho dato è andato a buon fine. Esempio, visto che mi riaggancio a quello che hai fatto tu prima, io ho detto, lui mi ha chiesto se io do il comando cd spazio slash dove vado a finire, e gli ho detto vai a finire nella directory principale, nella directory di root. Quindi lui ha dato cd slash e ha dato invio. Peccato che quello lì non è lo slash ma è il back slash, cioè lo slash rovesciato. Infatti non gli è tornato il terminale, ma come potete vedere gli è comparso un simbolo di maggiore. Quindi vuol dire che il comando che lui ha dato non è andato a buon fine. Per interromperlo si tiene schiacciato il tasto CTRL e C e mi torna al terminale normale. Se lui avesse dato il comando cd slash, quindi il comando corretto, avesse dato invio, sarebbe tornato un terminale col simbolo di dollaro. Ok? Se io adesso do il comando pwd, come potete vedere sono alla directory radice, allo slash. Ci siamo? È chiaro questo concetto? I comandi che abbiamo visto stasera, l'output, cioè quello che ci spara video, un comando, lo possiamo passare a un altro comando. Esempio, se io ho un file di 10.000 righe, scrivo un po' di righe a caso. O se eseguo qualcosa sei bravo, no? Se lì eseguo qualcosa sei bravo. Che boh. D'accordo su tutta la testa. Però solitamente davanti ci vanno dei numeri. Dimmi. Boh. Allora, se io do il comando cat Stefanello, mi spara giù a una velocità che il mio occhio non riesce a starci dietro, tutto quello contenuto nel file Stefanello. E io vedo le ultime 20 righe. Però magari a me interessava scorrere tutto il file pian piano. Quindi i miei casi sono due. O lo apro con un editor di testo, e poi me lo vado a leggere pian piano, con il rischio che schiaccio un tasto e quindi vado a modificare il testo, o semplicemente utilizzo il comando cat, che mi spara fuori tutto il testo, e lo passo a un altro comando, al comando more. Il comando more che mi fa vedere tutte le paginate che mi vengono buttate fuori da un comando, me li fa vedere una alla volta.
Però per passare il comando tra un comando e l'altro, sembra quasi un cane che si morde la coda, dobbiamo usare il simbolo pipe, cioè il simbolo che si trova nella tastiera accanto al numero 1 sopra al tasto backslash, la seconda funzione del tasto backslash. Torniamo a fare il comando di prima, cat Stefanello nel mio caso, pipe more, do invio, mi fa vedere la prima schermata, poi in fondo ci viene scritto more, io schiaccio la barra, mi fa vedere la seconda schermata e ancora more, la terza, la, di nuovo la barra, sono arrivati in fondo al file. Come dire se di penso di sì. Dir barra P, barra P, perfetto. Se dando questo comando, il pipe more per intenderci, arrivo a un punto, ho già letto quello che mi interessa, non devo star lì a schiacciare e andare fino in fondo, semplicemente schiaccio la lettera Q e lui mi chiude il comando more, mi va in fondo direttamente. Questo può essere utile appunto se voglio leggere determinati file senza avere il rischio di poterli andare a modificare. Il pipe è la riga dritta per intenderci. Sì, sì, sì. La tua casa. La casa è l'unica. Ci sono due lineette. Sì, sono due lineette, sì. Io ho delle altre cose. Troppa carne al fuoco non la metterei. No, ma anche perché vabbè. Ci manca solo il grab, però è una cosa che va abbinata col tempo. Sì, no, quello direi che. Il grep è una cosa un po' particolare. Perché sta prima per spostare una directory in file, casomai una stoccata di direct, invece di perfetto. Bisogna sempre ridargli tutto il percorso per andare a uno. No, 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 assolutamente. Tu fai MV perché il comando MV serve sia per spostare. Giustamente, bello, mi hai corretto un attimo sul, assolutamente. Il comando MV che abbiamo usato prima, noi l'abbiamo usato solo per rinominare. In realtà può anche servire invece che per rinominare, per spostare. Appunto, move, lo andiamo a muovere. Quindi se noi mettiamo MV spazio, nome del file o della cartella che ci interessa, spazio, il percorso in cui la vogliamo spostare. Se la vogliamo spostare una cartella o un file, semplicemente una cartella o due indietro, MV spazio, nome del file, spazio, punto, punto, slash. Vuol dire file, sposta questo file una cartella indietro, una cartella più su. E se invece del punto punto gli vado a dare il percorso assoluto, punto punto slash nome directory, vuol dire che la sposti e la rinomini. No, cioè invece di fare punto punto vado a dire invece di io ho fatto conoscere Linus, ok, metti che Pier e Pigio che sono allo stesso livello, fai MV Pier spazio Pigio slash, vuol dire che metti la cartella Pier dentro la cartella Pigio, oppure si dà il percorso assoluto, cioè MV spazio nome della cartella spazio, si parte dal disco C, cioè da slash tutto il percorso dove la voglio mettere. Purtroppo io posso chiacchierare finché volete, però dovete provarli. Cioè, qua abbiamo fatto un po' di prove, poche. Se volete imparare a modo questi comandi, li dovete provare a casa. Dovete provarli quando avete tempo, altrimenti non vi rimarranno mai in testa. Proprio chiaro e tondo come stanno le cose. Possiamo provare lezione, possiamo fugare i vostri dubbi, però dovete provarli voi. Quindi qua abbiamo fatto alcune prove, voi l'importante è che non facciate rm spazio meno rf spazio slash, cioè se lo fate da utente normale, da utente normale
non succede niente, perdete solo i dati che avete nella vostra directory. Se però diventate amministratori, lì non parte più il sistema operativo. Se per caso avevate montata anche la partizione di Windows, cioè vedevate i dati di Windows da Linux, non vedete più neanche quelli, non parte più neanche Windows. Ok? Quindi attenzione, perché veramente vi potete divertire pesantemente a reinstallare. Ma anche a recuperare i dati. Che se siete in macchina virtuale con la cartella condivisa con la macchina. Hai parlato di diventare amministratore per il sistema, quindi. No, ancora no. No. Prima prova i comandi e poi dopo diventa amministratore. No, più che altro perché quello secondo me conviene arrivarci. No. Quando si fa un po' di installazione, pacchetti. Anche. Però intanto proviamo i comandi da utente. E poi dopo. La prossima volta magari spiegargli come si diventa un amministratore o meno. Ma tipo ti volevo chiedere una cosa, tanto andiamo piangendo, vuol dire che abbiamo. No, perché non vi ho spiegato come diventare amministratore, quindi ci avete messo del vostro, quindi noi saremo anche contenti. Se tornate la prossima volta. L'hai detto. Eh? L'hai detto. Cosa? Come diventare amministratore? Ni. Mi è scappato, va bene. Scusa. Cioè, io ho una chiavetta USB, è un esempio stupido, e io nella mia telegrafica mi sono abilitato tutti i permessi, però tipo non riesco a rinominarla, come mai se vado in proprietà? Cioè sai che tipo io perché dovresti essere amministratore, andare a cambiare i label, non dovresti averla montata. Madonna. No, perché più che altro è che è sbagliato il concetto con cui te la fa rinominare Windows. Il label della chiavetta. Ci si riesce, la riga di comando sono tre righe. La questione è che Linux per farti fare determinate cose pretende, ancora purtroppo è così, che tu abbia i concetti chiari prima di poter fare determinate cose. Cose che magari Windows puoi provare a fare perché smanetti, sotto Linux anche se smanetti non ci riesci perché comunque non hai chiaro il concetto. Cioè, Windows, qualunque esempio, i dischi A, B, C, D, Linux è SDA 1, 2, 3, 4, 5, 200. Perché 1, 2, 3, 4? Perché 5, 200? Devi avere il concetto di partizione primaria, partizione estesa, partizione logica. Devi avere tutti questi concetti, devono far parte del tuo background per poter interagire su questi dispositivi in modo pesante come è il cambio di un lato. Sì,